Riapre al pubblico, ai turisti e alla città il museo dedicato alla Via Flaminia. Allestito all'interno della chiesa di San Michele a fianco dell'Arco d'Augusto al Pincio di Fano, il museo si arricchisce di nuovi strumenti e presenta una nuova veste tra contenuti e proiezioni. Il progetto scientifico di ampliamento e riallestimento è stato elaborato dall'Università Politecnica delle Marche. Troveremo tutta raccontata la città di Fano e la Via Flaminia attraverso tutte quelle che sono oggi le tecnologie disponibili nel mondo digitale. Quindi multiproiezioni immersive, tour virtuali, ricostruzioni virtuali, applicazioni di realtà immersive, angolo per audio-video. Insomma, davvero una sorta di caso esemplare di come oggi può essere un museo digitale che tratta un patrimonio nuovo in completa assenza delle opere. Quindi una maniera nuova, sicuramente intrigante, affascinante, di godere della bellezza di questo nostro straordinario patrimonio. Noi siamo, devo dire, molto soddisfatti di questo risultato e speriamo che poi lo possano essere anche tutti coloro che verranno a visitare questo nuovo museo. Dopo oltre un anno di chiusura a causa della pandemia, il museo, aperto fino al 30 settembre, il venerdì dalle 18 alle 22, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22, vede anche una nuova postazione con una sala proiezione con video interviste sulla storia della Via Flaminia, approfondimenti digitali dedicati a Leonardo e Vitruvio e un totem con dei video legati alla Chiesa di San Michele. Alla conferenza questa mattina, presenti oltre a Paolo Clini, Stefano Marchegiani, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola e il sindaco Massimo Seri. Quello che mi piace sottolineare è questo percorso che stiamo facendo come amministrazione di valorizzazione di questo straordinario patrimonio dell'era romana. Il museo diventa in qualche modo un po' il polo di quello che è il museo archeologico della nostra città a cielo aperto, dalle mura augustee alle due porte, la Mandria all'Arco d'Augusto, all'anfiteatro, il teatro romano sulla quale stiamo facendo ulteriori percorsi in avanti, ma tanti altri siti di grande valore. E questo museo ci consente anche di entrare nella realtà virtuale, di immergerci, di fare un percorso tra storia e realtà, ma soprattutto un collegamento con tutto il territorio della Via Flaminia. Ma vuole essere anche un segnale forte del percorso che stiamo facendo di investimento e di valorizzazione, perché Fano è un patrimonio invidiato, di grande valore, e lo abbiamo colto tutti e per questo ci stiamo investendo molto.